Ciao, buongiorno a tutti. Come non essere nella gioia, come non dire grazie al Signore, come non lodare il Signore per tutto quello che mi ha fatto contemplare in questi primi mesi di ministero pastorale che sto svolgendo qui nella parrocchia della Madonna della Beata Vergine Maria del Fuoco. Ecco, veramente sono lieto e pieno nella gioia, innanzitutto per poter vedere le opere e la misericordia che Dio sta operando, frutto sicuramente del seme che è stato sparso dai miei predecessori, da Don Giuseppe, l'indimenticabile, da Don Marco, della presenza anche di Don Enrico, che è una guida, è un padre per la mia vita e per la vita di tutti i parrocchiani. Ecco, come dicevo, dare grazie e dare lode al Signore per queste opere che sono visibili nel segno della evangelizzazione, nel segno dell'annuncio dell'amore e della misericordia di Dio, e che si trasmuta anche in fatti concreti, come la partenza di tre fratelli che sono entrati in seminario, come due ragazze che sono partite per l'itineranza, come due famiglie che hanno dato la loro disponibilità per la missione, ma poi nel servizio che tanti fratelli di volontariato fanno per la Caritas parrocchiale, per il servizio ai poveri, nel sorriso che tante persone regalano ai poveri, ai sofferenti, tanto a visitare i malati, a tutti coloro che veramente hanno bisogno di una parola, che hanno bisogno di un conforto, e soprattutto anche nell'amicizia fraterna che veramente si instaura tra i vari gruppi parrocchiali, tra i vari fratelli, veramente come quella cosa che soltanto lo Spirito Santo di Dio, lo Spirito Santo che Gesù Cristo ci ha donato, veramente può realizzare nella nostra vita. Ecco, io vorrei, adesso mi trovo proprio a vivere il primo anno di questa festa parrocchiale, siamo ormai alle porte di vivere questa festa parrocchiale e sono veramente lì nella sorpresa di poter vedere quello che veramente sarà fatto. Sono sicuro che vivendo questo tempo qui nella parrocchia, sono sicuro che sarà una festa bellissima, una festa meravigliosa, soprattutto una festa fatta con fede, dove veramente possiamo mettere insieme tutto quello che la parola, tutto quello che i sacramenti ogni giorno dà alla vita di ognuno di noi. Per cui, ecco, è un invito proprio ad entrare in questa festa, è un invito ad affidarci alla nostra patrona, alla Beata Vergine Maria del Fuoco, è un invito affinché veramente il fuoco dello Spirito Santo che il Signore ci dona possa veramente in questi giorni infiammare la nostra vita. Ed è con questo augurio che praticamente vi invito tutti a venirci a trovare, invito tutti a partecipare, invito tutti a poter gustare insieme di questi momenti che il Signore ci vuole donare. Ci vediamo tutti quanti i giorni del 12, del 13 e del 14 luglio e vi aspettiamo a braccia aperte per potervi donare quello che il Signore ha donato alla vita di ognuno di noi.